Ecco, ci siamo alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, nel padiglione del Friuli Venezia Giulia. Siamo con il direttore marketing Bruno Bertero, che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, 2 anni di pandemia, una guerra che incombe ai confini dell'Europa. Chiaramente, quali sono le prospettive immediate, future del turismo in Italia, ma anche e soprattutto nella vostra regione? Promo Turismo FVG svolge costantemente un lavoro di monitoraggio nei confronti dei principali mercati. Ci siamo sempre mossi sui mercati di lingua tedesca, che reagiscono comunque a questi 2 anni di pandemia con una forte motivazione. C'è una necessità di muoversi, soprattutto nei mercati di prossimità, di essere presenti in sicurezza. Questo è uno dei primi elementi che abbiamo sviluppato nell'estate del 2020 e nell'estate del 2021. Cosa stiamo registrando per l'estate del 2022? Sicuramente un forte interesse, un trend di prenotazioni pari a quello del 2019, con un piccolo valore di crisi su quelli che sono i valori di vendita del prodotto turistico, nel senso che non c'è stato un incremento, in alcuni casi una piccola flessione di quelli che sono i prezzi, con un moto sicuramente molto interessante verso il mercato mare, leggermente più in rallentamento sulle città, interessante invece il flusso verso le montagne, che comunque si sviluppa sempre in una seconda parte della primavera. Ecco, voi come regione di confine avete avuto in questi ultimi periodi un incremento di arrivi dall'Ucraina, chiaramente dai paesi dove c'è la guerra, e chiaramente questi profughi arrivano. Avete sentito proprio questo passaggio, ne ha risentito la regione? No, direi di no, assolutamente, anzi proprio nello spirito della regione, degli abitanti della regione Friuli Venezia Giulia, c'è stata una grandissima capacità di accoglienza, questo in coordinamento con i prefetti, che hanno avuto una capacità di coordinare soprattutto quello che è stato il primo tema di accoglienza. Non è un problema dal punto di vista di flussi turistici, certo è che dal punto di vista etico e morale è un'attenzione che viene posta soprattutto dagli operatori. Anche in questi giorni che stiamo promuovendo dal punto di vista turistico la nostra regione, lo stiamo facendo con un tono di voce che è adeguato al clima e alla situazione, rendendoci perfettamente conto comunque che questa guerra così vicina, così prossima, effettivamente, al di là di incidere sui mercati, incide anche sul morale delle persone. Certo, pertanto che estate lei prevede? Abbiamo detto positiva, però soprattutto di prossimità, no? Sicuramente il mercato italiano per il terzo anno consecutivo aiuterà la regione Friuli Venezia Giulia. Buono il trend di prenotazione per il mercato in lingua tedesca, questo quindi Austria e Germania. Sicuramente alcuni mercati storici riprenderanno, come ad esempio il discorso della Francia, che per noi diventa interessante per alcuni segmenti del nostro turismo, quindi tutto il tema dell'outdoor. Diciamo che se nel 2021 noi abbiamo avuto un recupero rispetto all'estate del 2019 dell'80%, auspichiamo di poter recuperare il 100% in quest'estate 2022. Ecco, mancheranno i turisti russi. Per la regione Friuli come? Beh, diciamo che ci sono alcune destinazioni che soffriranno di questa mancanza. Non è uno dei nostri mercati, non è mai stato uno dei nostri mercati principali, e quindi sentiremo la mancanza e sentiremo soprattutto questa nuova contrazione di un mercato che comunque era in crescita e in espansione nell'arco dell'ultimo periodo. Benissimo, allora ringraziamo il dottor Bruno Bertero per averci dato queste informazioni e auguriamo una buona stagione. Buon lavoro. Grazie.